Ciao a tutti, vi presentiamo l'idea del nostro carro. Il carro tratta quest'anno dell'evoluzione della specie, praticamente l'uomo che da primate nella sua evoluzione è arrivato a un picco massimo dove poi c'è una discesa e si torna a essere un primate, cioè nessuno è riuscito a capire che le guerre non servono a nulla, invece continuiamo nel 2023 a fare guerre. E sullo sfondo del carro invece ci sarà un monolite che rappresenta il palazzo dell'ONU, dove i politici, i potenti del mondo invece sorridono e sfruttano per motivi economici anche le guerre più assurde che ci sono. Io sono Michele Cinquini, faccio parte della ditta Fratelli Cinquini Scenografie. Il mio percorso nel mondo del carnevale è fin dalla nascita. Una delle prime foto che ho con mio padre è davanti il carro di Arnaldo Galli, il Cine Torna a Volare. È ovvio che è sempre stata la mia passione, è sempre stato il mio obiettivo arrivare a questo punto. E è un orgoglio poter realizzare e far parte del carnevale nell'anno del 150esimo, che è un traguardo impensabile e bellissimo. Storia dei 150 anni, sicuramente ci sono vari personaggi, vari carristi, vari carri che sono rimasti impressi nel nostro immaginario. Noi cerchiamo da tutti di prendere, come si fa, il meglio da ognuno e riportarla nelle nostre caratteristiche. Le nostre caratteristiche sono la spettacolarità. È ogni anno cercare di rinnovarsi, ogni anno partire con strutture nuove, sempre con la ricerca di nuovi stimoli. Il gigantismo che è importantissimo anche a livello di Reggio, per però a finire e a unirlo con lo spettacolo dei figuranti, delle coreografie, diventa uno spettacolo unico di cui il carro è il protagonista e tutti gli altri fanno un corteggio e completano l'opera.